Luogo in inferno detto male bolge, siamo nell'ottavo cerchio, che è così composto: 10 cerchi concentrici di pietra chiamati bolge, male bolge, che terminano con un pozzo assai largo e profondo, ossia il terminale dell'imbuto infernale che porterà al nono ed ultimo cerchio. Dante e Virgilio sono nel solco del primo cerchio, ossia della prima bolgia, e vedono due schiere di dannati in fila che vanno in senso contrario, spinte dalle scudisciate di diavoli terribili. Da una parte i ruffiani, dall'altra i seduttori. Da una parte c'è qualcuno che è stato capace di far prostituire la sorella per avere favori da un marchese, dall'altro chi è stato capace di sedurre due figlie di due re diversi per ottenere dei favori. A Dante questo andirivieni in senso contrario ricorda il Giubileo del 1300 al quale ha partecipato e nella fattispecie ricorda Ponte Sant'Angelo, dove i pellegrini, divisi da una transenna, erano i primi che andavano verso San Pietro e i secondi che tornavano entro Tevere. Ma i due balzano subito alla seconda bolgia, che è maleodorante, ricoperta di muffa, sembra una fogna, sembra una latrina, e tutti i dannati sono ricoperti di sterco. Sono gli adulatori. Anzi, Dante è molto più esplicito, gli dice sì, di merda lordo, cioè proprio la cita direttamente, senza troppi giri retorici. Perché queste anime dannate scontano la loro pena nella merda? Perché sono gli adulatori, coloro che hanno avuto favori dicendo menzogne al prossimo. E ad un tratto Virgilio chiede a Dante di buttare il volto un po' più in là per vedere una prostituta, Tiade, prostituta di commedia latina. Perché Tiade è l'unica prostituta punita e non è nel girone dei lussuriosi insieme a Paolo Francesca, perché probabilmente per un uomo cattolico del 1300 simulare un orgasmo per adulare il partner è più grave di averne uno vero anche se spinto da mala passione. Gli intellettuali del 1300. Andiamo avanti.